C'è un cantautore nisseno, oggi l'unico, che durante i suoi concerti riempie le piazze. In ogni periodo dell'anno, d'estate o in autunno non fa differenza. Francesco D'Aleo conosce solo la stagione dell'entusiasmo dei suoi fan, che ovunque lo accolgono con abbracci e applausi. Dalla Sicilia alla Lucania e non solo. Qui siamo in Basilicata, a San Giorgio di Pietragalla, in provincia di Potenza, a poca distanza dal castello di Lago Pesole, che negli anni 60 ospitò le riprese del film Il Vangelo secondo Matteo, di Pierpaolo Pasolini. Centinaia di fan ad attenderlo nei giorni scorsi anche a Reitano. Qui siamo alle porte del Parco dei Nebrodi, in provincia di Messina. E qui siamo in terra molisana, nel borgo medievale di Rocca Ravindola, Montaquila, provincia di Isernia. È il D'Aleo di sempre, quello che ha stupito tutti con Bella Bionda, 86 milioni di visualizzazioni dal 2018 ai nostri giorni, sorprendendo pure la sua città, Caltanissetta, che fino a quel momento non gli aveva prestato la giusta attenzione e che nel 2021 ha debuttato su Canale 5 in Felicissima Sera con Pio e Amedeo. Il fenomeno D'Aleo continua ad appassionare migliaia di fan con l'intensità delle sue canzoni e in molti gli chiedono anche gli straordinari, come le serenate. Recentemente è accaduto a Bari. Affaccio dal balcone, tutto quartiere aspetta che sta serenata. E la serata si è conclusa con i fuochi d'artificio. In precedenza anche in altre città. E il finale è sempre lo stesso. Baci e lacrime di gioia.